La misura delle cose è tipica delle donne, in particolare le donne di montagna, che dovevano gestire poche risorse. Perché la misura delle cose? Perché è una caratteristica la misura che da sempre è legata al mondo femminile e per misura intendevamo dire anche garbo, grazia, cioè capacità di anche misurarsi con la realtà in maniera non violenta, non impositiva, ma cercando quelle risorse che potevano essere trasformate poi in garbo, in grazia. Alice Andriollo è l'ultima abitante di Casa Andriollo, dove c'è questa esposizione permanente dedicata ai saperi femminili a Olle di Borgo Valsugana. Interessante per me era poter esporre in Casa Andriollo i saperi delle donne contemporanee, quindi 25 artiste esporranno la loro opera vicino ai saperi di un tempo. La misura che accompagna i gesti, diciamo, e la gestione di una casa, di una donna dei primi del Novecento poteva essere ispiratrice del lavoro di queste artiste che sono state coinvolte in questa operazione.